faccia, camicetta a fiore blu. O fa signore nell'annazza scolo pure tu. Ta piglia sigarette quando accatta papà, ta mette giù russette con ma vide fa mamma a Lazzarella con ma sì. A me mi piace sempre più e venga apposta per tutti vicino a scuola tu Gesù. Tu invece mi rispondi già, io devo rette proprio a te. A me l'amore può aspettare che non già fa, non fa per me. A Lazzarella cantate primavera, quando passa tutte le mattine già ti spiegge di te vetrina, solo un complimento da fa papà. Ma Lazzarella gomma sì, tu non mi piazzi proprio a me, e ride per mo fa capì che perdo tempo appresso a te. Mo vedo lo studente annazza a scuola do Gesù, ta va sempre più a stretta camicetta a fiore blu. Ta piglia quattro schiaffe tutte vuote che papà, ta trovano un biglietto che ti scrive che nulla a Lazzarella. A Lazzarella gomma sì, già si caduta pure tu, l'amore non ti fa mangiata, fa soffrita, fa pensare. La sera tu le dici no, la sera tu le dici ma, ma se non va se te lo dà, fai segni sì senza parlare. Fifì, Fifì, ma che fai? Torna qua, entra, entra! Che me? Se non attacchi il cane, io manco va vicino! Buono Emilio, buono, accuccia! Accuccia Emilio! Ma che fai, Fifì? Ti scanti del cane? Hai paura? Ma quella vai per farti festa e tu ti scanti. Che me proprio, ora dobbiamo fare questi ragionamenti. Io sono uno che si scanta dei cani. E che vuoi da me? Siediti, rilassati un poco. Siediti. Ah, mi riposo un poco, sono stanco. Ma che succede? Uè, ermi schifosi, pidocchi! Dovete crepare tutti d'invidia, il fegato vi deve scattare! Lo vedi, Fifì? Lo vedi perché abbiamo preso il cane? Perché io sono prima pure di affacciarmi alla strada, che queste disgraziate vastase e nulla facente si mettono a sfottere, a cantare e a dire le parolacce. E lo leggi metto, e lo vuole male, ora te le voglio, che te lo vuole male, ora te le voglio. Ora ci penso io per queste, pezzi di imbecilli e maliuti. Perché non venite qua se avete coraggio? Ma che fai, Fifì? Sta attento che quelli si mettono a tirarti le cose in testa! A cosa tirano? E allora chiedo scusa, ho sbagliato, mi sono sbagliato! Andiamo! Madonna! Mamma! Che cosa tirano? Mamma! A riattaccare! Allo solito siamo! Disgraziate maliuti, grandissime figlie del bu... Mamma, non dire le parolacce! No, quale parolacce? Grandissime figlie de maci che passeggiano sui marciapiedi! Fifì, Fifì, tu qua sai e niente stai facendo! E che devo fare? Ora ci penso io! A voi pezzi di cornutazzi! Vedete che qua c'è... il maresciallo dei carabinieri! Ah, meno male, c'è il maresciallo! Sì, fatti vedere. Io? Ma non è meglio che sia il maresciallo? Tu devi fare finta che sei il maresciallo, sì. Sì, ma che ti metti a palatate? Hai visto che guaio, Fifì, che guaio grosso? E non piangere alla magia, non piangere, che se no ti si scioglie il trucco e diventa brutta. Tesa, figlia mia, tesa, stai, annaccate. Che vuoi, questo è il nostro destino. Qua siamo nati in questo borgo sperduto di bassissima Italia. Qua dobbiamo campare e qua ci devono orbecare in mezzo alle teste d'aglio, di cipolle e queste grandissime teste di briglio. No, ma io da qua me ne devo andare.
me ne voglio andare a Milano, anche a cosa andrà a fare la cameriera? Mi sta sentendo? A Milano, come te ci porto io a Milano? Ma io da sola ci voglio andare, da sola! Da sola? Sì, sì, da sola a Milano! Ho capito, ma io che ci posso fare? È da 7 mesi che manco di qua, vi ho lasciato belli tranquilli e pettinati. E vi trovo circondati di maliotazze che tirano verdure e scocci di banane. Hai ragione, ma che ne sa lui? Senti, vai là dentro, vai a svegliare a tuo padre e portaci una tazza di caffè a Fifi, va? Va bene. Titi, a me mi dispiace vederti così. Tu lo sai che io ti stimo, a te e a tuo marito e vi voglio bene. Voi per me siete la mia famiglia. Guarda, stavolta ho portato una valigia. Ma bellissima, ma perché ti sei disturbato? Chissà quanto hai speso, Fifì. Toto, vieni a vedere che bello regalo che ci è arrivato da Palermo. Fifì, ma perché ti sei disturbato così tanto? Non dovevi. Titi, mi sono spiegato male. Qua dentro ci sono le mie cose. Sono venuto per stare qua in una mesata. Una mesata. Toto, vieni a vedere che bello pacco che ci hanno mandato da Palermo. Che c'è, Titi? Ah, Titi, che c'è? Fifì! Toto! Fifì! Ah, Fifì, come sono contento che sei qua. Sono contentissimo. Ma tu quando ti sei fatto? Fatti vedere. Ah, sono contento che sei venuto qua. Quando te ne vai, Fifì? Sei contento di vederlo? E a Nagatello? Perché Fifì è venuto per restare con noi una mesata. Resta qua, con noi. Ma questo non è un regalo. È un regalo! Bravo. Grazie, dottor. Sinceramente lo capisco che per voi è un disturbo. Ma no. Ma che ci volete fare? Per un poco mi dovete sopportare. Ma che dici? Fifì. Fatelo per carità cristiana. Addirittura, che è? È che la verità è che io sono orgoglioso. Ah. Da quando è morta mia mamma, io sto con mia sorella e mio cognato. Mi mantengono loro. Modestamente io non ho una casa, non ho un lavoro e ringraziando a Dio non ho mai lavorato. Mio cognato dice che sono un lagnoso mangiapane a tradimento. Ma la verità è che io sono orgoglioso. Vero, è vero. Tu un poco orgoglione ci sei, è giusto? Ti dico. Sì, orgoglione della testa fino alle pene. L'altra sera ha organizzato... Ha organizzato una sagia e mi ha scacciato fuori di casa. Con la macchina? Come? No, dico, ti ha scacciato con la macchina. No, con Masugio. Ah, vabbè, non ti preoccupare, cose che succedono sono. Ma poi sempre cognate siete, poi riappacificate. No, io se lui non c'è, non ci torna a casa. Lui mi incocciava a Palermo, mi incocciava a pezzo con Masugio. Mi voleva sminchiare. Addirittura, ma non sì. Ti preoccupare. Tu qua puoi stare tranquillo, questa è casa tua. Grazie, dottor, grazie assai. Prego. Solo Fifì, sei arrivato in un momento infelice. La mia famiglia sta attraversando un periodo brutto, ma brutto. Dottor, amico mio, io non c'ho manco una lira. A quale soldi? Non si tratta di soldi, si tratta di mia figlia. Quando mi attappo le orecchie incomincia sempre la solita litania. Caro Fifì, io la notte non dormo più. E di giorno, per evitare di incontrare persone, resto chiuso in casa come un carcerato. Ma insomma, che cosa vuoi? Che Carmela si beva la varichina? E ora basta però! La varichina la state dando a me tutte e due, madre e figlia, c'ho il veleno in bocca, c'ho! E pigliate il bencarbonato che digerisci! Ma è un fatto così grave! Ma quando mai, Fifì? L'hai vista a Carmela, modestamente tiene un poco di avvenenza. E fin da quando lei era piccirida ho sempre sperato che tutta questa grazia di Dio non andasse sciupata, come è successo a me con un cecciolo come a lui. Tutto quello che succede in questa casa la colpa è sempre mia. Fifì, io sono stata 4 giorni a Roma. A Roma? È che non si sente 4 giorni li mortacci. Sono andata a Roma per vedere di poter fare debutta mia figlia dentro al cinema. E che ci sei andato a fare fino a Roma? Perché a Roma i bidoni della monnezza sono più grandi. Ah.
A Roma, a mia figlia, la vide un registro. E l'ha registrata in mezzo alle svergognate. Ma insomma, che cosa ci vuoi fare capire tu a Fifì? Che quello ci ha fatto qualche cosa di male a Carmelina? No. Fifì, il registro a Carmelina non l'ha sfiorata manco con un dito. Pensa che mira. E vabbè, qua la mamma ha preso. No. Quello era femminile, omino-sessuale, va. E poi Carmela nel film ha fatto solo una piccola scomparsa. Una scomparsita. Comparsa. E come è comparsa nel film? No, tu ora ce lo devi dire a Fifì come è comparsa nel film. E ce lo dico, botta di sale. È comparsa insieme ad altre ragazze che si facevano i bagnetti nel lacchetto. Nuda, un costumino fatto con due francobolli, uno qua e uno qua e un filo qua, e questa era la principessina di papà. Nuda, come si intitola questo film? Fifì, ma come te lo devo spiegare che tu cinema non hai fatto mai? A Carmela il registro ci ha fatto solo uno sciac di davanti e uno sciac di darre. E meno male che l'ha sciaccata una volta sola. Madonna santa, non ci posso pensare, nuda. E come si intitola questo film? Fifì, lei manco parla con la sua lingua, parla francese. Ah, perché Carmelinda parla francese? No, ci hanno messo la doppia attrice. Doppia attrice, ignorante. Basta che è stata a Roma e manco sa parlare cinema graficamente. E da lì sono cominciate le mie disgrazie. Appena l'hanno saputo qua in paese, tutti i maschi sono scasati per andare a vedere questa fetenzia di film. Ora tutto Pizzone Vera ha visto mia figlia nuda, come natura l'ha creata. E cinema ha conservata. Sì, però sto fatto di Totò, come si chiama sto film? Ma perché? Te lo vuoi andare a vedere pure tu? Sì, certo. No! Perché dici questo? Perché? Me lo chiede continuamente il titolo. E poi che sono uno che dice che mi vado a vedere i film pornografici. Tu non lo dici, lo fai. E levate la cammella! Mi sentite? Le ho sentite, ma quali film pornografici? Ma io mi vado a bere la varichina pure io, me lo in questa faccio. Casa si beve più varichina che caffè. Quelle erano tutte giovani monachine di un convento che si stavano facendo il bagnetto nel lacchetto. E nuotavano santamente. Quando fai così mi fai scattare i nervi. Noi abbiamo partito anche con il tuo consenzio. Siamo partiti. Ma se tu non ci sei venuto? E poi io l'ho fatta partire vestita e tu l'hai fatta tornare spogliata. Ma perché io ero presente sul setto. A me non mi ci facevano stare sul setto. Io provai ad avvicinarmi, ma il registro appena mi vide mi disse: "Oh no, signora, via, scognare. Stiamo girando una scena morto, se". E che ne sapevo io che cos'era sto se? Pensavo che era una cosa buona per mia figlia Carmelina e la raccomandai. Mi raccomando, oseatela bene bene a Carmelinda mia, di là di stare bene. E manco tu sapevi che significava osè. Ma se quello regista gridava come un pazzo, io mi vergognavo ad essere l'unica cafona vestita in mezzo a tutte quelle ragazze spogliate. Hai capito, Fifì? Si vergognava di stare vestita e sei spogliata. E non sei più vergognata. Ma io penso a Luciano. Luciano è il suo fidanzato, un ragazzo di qua che vive e lavora in Germania. Qua faceva il pizzaiolo, poi se ne andò in Germania, ha aperto una pizzeria, ha fatto fortuna, ora è padrone di 12 pizzerie, è ricco. E Luciano Finocchiaro si chiama, ha detto il Seggiaro, da un momento all'altro arriva qua. Il Seggiaro, perché quando era picciotto stava sempre alla chiesa del convento, era addetto alle sedie, le spostava, le impostava e ogni tanto le sfasciava pure un testa a qualcuno. E era innamorato delle sedie e ci aveva l'obbligo. Hobby! Però quando si incazza le sedie le fa volare. L'ultima volta, quando ci fu la partita di pallone contro l'Italia, ha litigato con un tedesco ubriaco e ci ha fracassato in testa 15 sedie una dopo l'altra. Aio, focoso sto seggiano. Ma sto seggiano l'ha visto il film. E questo è il punto, noi non lo sappiamo. Torna oggi dalla Germania. E mi ammazza il legnato. No, non ti preoccupare che papà ci dà legnate a lui e Totò e Fifì ci dà una mano. Certo, Fifì è come metano, mi dà una mano. Veramente io ho stato un poco malatello. Non ti scandare, con te mani non ne alza, quello non ti conosce, al massimo ti spara. Meno male, mi sento più tranquillo. Andiamo Fifì, andiamo là dentro e ci prepariamo all'attacco, dai, sì. Ci riposiamo un poco così ci prepariamo, andiamo. Totò, posso chiedere una cortesia? Dimmi.
Lo deve attaccare sto benedetto cane. Ma perché ti scanti del cane? Mi scanto, me la faccio d'incollo. Fatto, scherzetto. Amanda, andiamo dentro. Tu quando sei con me non devi avere paura di niente. Qua dentro l'unico che mi rispetta è il mio cane Emilio, il fido cane Emilio. Emilio fido, va. Buono, buono Emilio, buono. Vede che a Silvio sto chiamando, Buono, buono. Carmela è una bambola che fa giù che è già. Finitela, finitela! No, no, io da qua me ne devo andare. Non ti preoccupare, Carmela mia, non ti preoccupare, questa è tutta l'invidia che le fa parlare. Buongiorno, tete. Ciao, Angelina, buongiorno, che fa, non trase? È solo di passaggio. Ti ho portato 4 uova fresche. Ah, 4 uova di gallina, ma perché ti sei disturbata? Fresche, fresche sono, ancora calde. Che cava sai, volevo... Ma invece, perché Carmela non mi saluta? Muta dove andò? Carmela, saluta a tua soggera. Buongiorno. Ma che ci ho fatto qualche cosa? No, no, è un poco nervosa, ci girano i cazzi. Allora, no, no, cose di femmine sono tu, questo non lo puoi capire. E mi dispiace. Oggi arriva mio figlio Luciano dalla Germania, lo sai? Certo, non lo vede che faccia allegre che teniamo. Perché? C'è cosa? No, niente, state buona. Che state buona? Arriva alle 5 mio figlio. E allora? No, niente, state buona. Che state buona? A Roma alle 5, le chiamano alle 17, che è un brutto numero! Angeli, ma non è che tu mi volessi dire qualche cosa? No, niente, state buona! State buona! E una cosa sola ti volevo dire! Finalmente, dilla questa benedetta cosa! Titi, io! Titi, tu, tu, tu! Tu, che fai? Il telefono si incantò! Insomma, niente, state buona. No, Angeli, a questo punto dobbiamo parlare da uomo a uomo. Mamma, ma dove vai? Ma dove vai, mamma? Mamma? Questo è il bello del paese, si mangia sempre roba fresca e genuina. Sì, ma tu quando te ne torni a Palermo? Mi, per 4 uova fresche che mi sono sucato. No. E che io vorrei venire a casa di tua sorella, ma per un poco di tempo. Ma se quello è esecutato pure a me. Io mi vorrei confessare con te come con un prete. Addirittura. Palla, figliola, palla. Sì, tu ci scherzi, se sapessi. Io sono incinta. Come sei incinta? Incinta. Aspetto un bambino e mia madre e mio padre non ne sanno niente. Ma scusa, ma il regista non era omosessuale? Ma che c'entra? La disgrazia è successa qua 2 mesi fa, il 14 agosto. Fifi, tu mi devi aiutare. E io che posso fare? Se tu mi dici chi è, se è persona ragionevole, io ci posso parlare. Se tu mi dici chi è stato? Come faccio a dirti chi è stato? È stato... Tu dimmi chi è stato. È stato lui, è lui il padre del bambino. Quello là? Mizza faccia, fai scandare. Lui guida la carrozza dei morti, fa il caposantaro. Il beccamorto, si chiama di Cristoforo Giovanni, ma si fa chiamare Johnny il Becchino. Johnny il Becchino? Mi, preciso! Ma non ho capito, non ho capito dalla munnizia! Che ne so? Ma, ci parlo io. Di Cristoforo! Cristoforo, vieni qua! Johnny, io sono Johnny il Becchino. E tu chi sei? Io sono il maresciallo di così, di... Vieni qua! E perché non vieni tu? Johnny, dobbiamo parlare seriamente, io aspetto un bambino. E tu aspettalo e non ti muovere, che se poi quello arriva e non ti trova... Ma come? Ho capito, puoi fare il furbo! Ma come? No, perché? Io so tutto, so tutto! Bravo, e allora vai a passaparola. Ma come? Te la sei scordata la notte del 14 agosto a Guida Loca? Il falò, il vino che chiedeva in testa? Il vino che chiedeva in testa, non c'ho il vino! Certo che me lo ricordo il vino, eravamo tutti ubriachi. E fra noi è successo... Ma vero? Che è successo fra di noi? È successo quel che è successo. Siamo pazzi, e io ubriaco non mi ricordo più niente. Puttana della miseria, che sfortuna! Sfortunato tu! Sfortunata io che sono rimasta incinta! Ma vero? E chi è stato?
come che è stato? Sei stato tu! Ora tu devi sbagliare, te la devi maledare! Ma siamo pazzi! Ma perché forse che la signorina l'ho violentata? No! Lei era ubriaca, io ero ubriaco, è successo quello che è successo. Ora che volete da me? Ma poi, non l'ho capito, io, lo sapete, Carmelo, io non ti posso sposare. Le cose mi fanno male gli affari, ma dico male, malissimo. C'è crisi in questo paese, non muore più nessuno. E poi io sinceramente il marito proprio non lo so fare. Ma per questo non c'è problema, ti ci posso insegnare io. Ma perché lei è sposato, eh? No. E allora? Ma voi lo leggete il Vangelo? Non fare agli altri quello che non vuoi venga fatto a te. E allora che vuoi da me? Questo non è manco sposato e parla pure. Ma lasciatemi leggere in pace il mio libro. La donzelletta viene dalla campagna e chiunque passa si ferma e abbagna. Giacomo Stopardi. 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 Carme, ma dove l'hai preso a sti esaurito? Ma che ne so, che ne so. Comunque, il fatto che tu sai chi è il padre del bambino è già una cosa importantissima. Ma che c'è? È arrivato il signor Lococo, donne, il signor Lococo è arrivato. La nostra azienda fornisce le migliori ditte di tutto il quartiere, donne. Il signor Lococo è arrivato, consegna a domicilio con l'apa smarmittata e anarcata. Il montaggio è sempre incluso nel prezzo. Carmeli, se tu stessi conmigo, non mangiassi né pane né cerasa. Noi campavamo i vasi. E che vasi? Tu cantavi e chiagnevi per me. Tu spatti ci cante. E chi ci cante? Perché? Chi vi ha dato cantare? Ma questo fa parte del coro levata la camisella. Ma come? Te la sei dimenticata la notte del 14 agosto a Guida Loca, il vino che chiena vendessa. Carme, ma questo c'ha il fatto di Bettino e può testimoniare. Ma no, che c'è? E allora non ci contare niente perché ci dobbiamo far sapere le cose tu a tutto il paese. Perché lui, è lui. Cocò, io aspetto un bambino. Aspetto un bambino che è andato a cattarmi le sigarette e ancora non torna. Fifì, ma tu che ci vuoi nascondere? Lui il fatto lo sa benissimo. Cocò, tu a me, mi avevi detto che ti maritavi con me. Momento, Carmè, io con te mi ci marito. Ma tu lo sai che sono un morto di fame? C'è canottiera, mi ha regalato Fonzi. Abito in una paglialora, d'estate a Guida Loca, d'inverno a Pizzoni Veri. Ma a te, ti conviene maritare da uno come me? E dimmi una cosa, tu maritato sei, figli ne hai, eh? No, sì. E allora, diglielo tu a lei quanti soldi ci vogliono per crescere un figlio. Carmeli, se tu stessi conmigo, non mangiassi né pane, e ne c'è rasa, l'obbedito, a studiare le vase, all'ampassimo, non lui, ma c'è. Otto pallotto le pagamo le 100 lire, ole 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 pa, 10 all'arancio su un vino me le mangio, ripariamo cucine a gas, forni a gas, me ne vado, donne, donne, è arrivato l'arrotino, su un ammolo stioino, ammolo domani mattino, me ne vado. Ma ci capisci? Ma cosa che fai? Con un lapino mi abbandonavo! Ammottavo! Che vuole che aiuto io a questo? Ah, ci sono che ti devo passare! Buonasera! Carmè, tu ora mi devi fare capire, ma chi è sto padre del bambino? Fefe, io dopo che sono tornata da Roma ho pensato, ma a me Luciano mi sposa più. Johnny mi fece capire che mi sposava lui e poi si è tirato indietro. Che fa? Mi bevo la candeggina? No, per l'amor del cielo. Allora qualche cosa dovevo pure inventare. Il 14 d'agosto a Guida Loca il vino a chianava in testa e io ne ho fatti ubriacare 2. Ah, bene, bene. Ora però ci dobbiamo concentrare su uno solo. Dobbiamo decidere chi deve essere il padre del bambino. Ma tu, Carmè, tu mi devi contare tutto quello che è successo quella notte a Guida Loca. Tutti i particolari. Precisi, precisi. Fifi, io ero disperata. Ah, eri disperata? Ma dimmi una cosa, con quello che viene dalla Germania pure, diciamo così, ci hai fatto il falò a Guida Loca. Ma sei pazzo? Quello era il mio fidanzato ufficiale. Che facevo l'amore prima di maritarmi? Ah!
col fidanzato era peccato, conosciamo un mese. Ma dimmi una cosa, ma perché non ti sei confessata con tuo padre e tua madre? Ma tu vero pazzo sei? Quello prima ammazza me, poi si ammazza lui e poi ammazza pure mia madre. Figlia, fai una corneficina. E facciamo una cosa. Per me sta arrivando Luciano, sta arrivando Luciano. Chiama tuo padre. Tu qua, bottate sale che mi fa scandare, che io ho i nervi a pelle per ora. Mi stai chiamando Emilio, al cane. Io che faccio? Mi faccio proteggere da un cane. Cammina dentro tu, forza, cammina. Ok, grazie, dottor. Non diceva a te, tu no, qua, mia figlia. A lei. Allora, che facciamo? Che facciamo? Ora ci penso io. Lo riceverò con tutti gli onori. Bravo. Sì. Dunque, come prima cosa, facciamo scomparire queste sedie. Facciamo scomparire le sedie, per favore. Basta. Questo qua non si può sapere mai. Sì, mettiamolo qua. Mettilo. Sempre in aiuto, eh? Sì. Come ci imbucciamo? Dunque, Titti, ma dimmi una cosa, ma Luciano il fatto del film lo sa o non lo sa? Non lo so. E sua madre mi ha detto, non ci diciamo niente, mio figlio non si deve pigliare dispiacere per colpa di vostra figlia. Trovate voi la scusa per lasciare il matrimonio, così mi ha detto. Ah, e allora bastava che gli dicevate di non farsi vedere mai più. Tanto io me ne vado a Palermo con Fifi. Fifi? Ma come ti viene in mente di metterci in testa queste cose? A Palermo solo senza di me! E allora ce ne andiamo a Palermo tutte e tre? No, io me ne voglio andare da sola. Oramai sono stanca di tutti questi che mi hanno criticato per un filmetto di niente e che si sono sciacquati la bocca con il mio nome. Ormai non me ne frega più né di Luciano né anche della sua famiglia. Ma che dici? Non mi vedete mai più! Ma Carmela, ma se tu ci hai voluto sempre bene a Luciano, ma... Ma come, spesso vuole avere ragione. Quello ha il diritto di pigliarci a male parole. Quello ha il diritto di pigliare la seggiata a te e a tutta la famiglia. Ma vero? Hai il diritto di dare le seggiate a una signora come a me? E allora chi deve dare le seggiate? A me? Vuoi vedere che le seggiate la fa dare a me? Non le dà nessuno, non ti scantare. Speriamo. Comunque, siamo tranquilli, tanto quello sicuramente qua non ci viene. Sì, io sono sicuro che lui qua a piede non ce ne mette. Guardi casa, buonasera a tutti quanti! E sei un mago, Totò, avvisi tutto! E che gente! Signora carissima! E Carmela non c'è! No, si sta riposando nel letto, da picchia. Ah, si sta riposando! E lasciamola riposare, la saluto dopo! Ma tu ti pare un poco già? La stanchezza, un lungo viaggio. Ma adesso mi riposo un poco. Riposa. Le sedie. Le sedie, in questa casa. No, siccome che ieri sera ha piovuto, noi le abbiamo messe a asciugare là dentro. Sì, vero, là dentro. E quando si asciugano poi, ci sediamo, dopo. Ma qua l'asciugare! Ma qua ci vogliono le sedie! No, non c'è bisogno, ma ci penso io! No! Allora sapete che mi chiamavano il seggiato! Sappiamo! E qua ci sono le sedie! Luciano! Basta, tutte queste, tutti ci dobbiamo sedere. Tutti. Sediamoci tutti. Mi stanco sono. Le sedie. Quale? Ma quale sedie? Dove? Quale?
Che fu? Vado a scherzare, le sedie che ho preso dal pagliaio. Ma hai preso le sedie tu? Ah, le sedie che avevi preso! Ci dobbiamo sedere! No, l'abbiamo messa là dentro perché là fa più caldo, si asciugano prima. Si asciugano, sì. Ma quale asciugare? Prendete le sedie! Vi vado a scherzare! Prendete le sedie! Fifi, piglia le sedie, Fifi, vai, vai! Ora le prendiamo! Una a uno! Piano piano, Fifi, Piano piano! Ecco qua, una! Una basta! No, ci dobbiamo sedere tutti. Due, eccole qua. Vabbè, due basta, no? Ancora. Ecco, qua. No, tutti. Se ecco, la vuole. Qua. Metto qua. Sì. Bello, qua. Sì. Io mi ho sentito. Sì, tu vicino a lui, mettete vicino a lui, non si può sapere. Vai. Mettiti tu là, sei bravo Fifi. Fifi, guarda, questo, lui è il maresciallo Pastafina, te lo presento. Sì, un intimo amico di mio marito, si conoscono da quando erano niche. Ah, sì, maresciallo, quando... piacere. Ma maresciallo di che? E di sicurezza. E con lui si sta sempre sicuri che non succede mai niente. E porta sempre appresso la pistola e le manette. Faccele vedere. Posato là, ma io sono un pacifista. Vabbè, ma che c'entra? Se deve arrestare a qualcuno, lo arresti. Accomodiamo. Sì, Lucia. Che se no, è rotta la sedia. Balla un po'. Balla un po'. No, accomodatevi. Bagnate e ballano. Siete, Luciano, accomodati. Ora, visto che ci siamo seduti e le sedie sono tutte occupate, io devo dire una cosa, Luciano, ti devo dire una cosa. Totò, lascia stare. No, una cosa. Totò, lascia stare. Ma no, una cosa. Totò, lascia stare. Io ci devo chiedere una cosa. Ma che cosa? Dico, lascia perdere. Ma io non voglio lasciare perdere, io voglio sapere. A sapere che cosa? E voglio sapere, ma come passi le serate in Germania? Cioè, nel senso, la sera che fate? Giocate a carte, andate a biliardo? Uscire con quel freddo, la sera. Ma quando mai? Io non vedo l'ora di tornare in questo bel paese mio, con le serate piene di stelle. Al cinema ci andate? Ma che dici, Totò? Al cinema germanese? Che ne capiscono in germanese? Ha ragione mia suocera. Ma vedete, le serate in un modo o nell'altro si devono passare. E gli amici, qualche film, lo vanno a vedere. Ah, ci vanno? E certo che ci vanno. Anche perché sono film dove le parole non servono. Sono film pornografici. Ma perché? Là fanno questi tipi di film? Questi tipi di film li fanno pure qua. Solo che però a me non piacciono. Bravo. Si vede che è un ragazzo di principi sani, educato. Grazie, Don Totò. Prego. Che fedenzia. Tutte quelle ragazze che si sposano. Che schifo! A volte ce ne sono alcune che non hanno nemmeno 15 anni. Più piccole magari, che schifo! Il lanzo mi sta venendo! Però non ce lo dobbiamo prendere con queste povere ragazze, no. Che magari lo fanno senza malizia. Certo. Ha ragione, Don Totò. Io infatti non me la pigliassi con loro. Giusto. Ma invece me la pigliassi con quei fetenti di padri e di madri che ce lo permettono. E soprattutto con le mamme. C'è una cosa qua nel canarozzo. Ma Emilio ha attaccato, E chi è Emilio? Emilio, il nostro cane, un mastino napoletano con una bocca tanta. Chi mi tocca è morto. Ma Carmelina me la dovete fare vedere. Certo, ora la chiamiamo. Sì. Ma sedete un po', così, sediamo. Don Totò, guardiamoci in faccia. Vabbè, ma seduti però. Le sedie ci sono, le comodità pure, approfittiamo. E accomodatevi. Sedi pure tu, sì. Sedi, accomodati. Sì, sei comodo.
Sta comodo. Ah! Don Toto! Ma che è successo qua mentre io non c'ero? Che è successo? Niente, che doveva succedere? Niente, no! Non diciamo fesseria, Don Toto, io so tutto! So che Carmelina è stata a Roma e ha fatto una cosa non bella nel cinema. No, io a questo punto devo parlare. Lucia, io sono l'uomo serio e non voglio fare pagliacciate. Lo sai quando tu non c'eri che ha fatto Carmelina? È stata a Roma e ha fatto una cosa non bella nel cinema. Oh, ora ce l'ho detto e mi sono tolto un peso dallo stomaco. Toto, ma se l'ha detto lui 2 minuti fa. È inutile che nascondete le cose. So pure che è comparsa nuda nel film e lo sa tutto il paese. State zitta, non parlare. Lucia, devo dire un'altra cosa. Lo sai come è comparsa quella nel film? Nuda. E l'ha visto pure tutto il paese. Oh, io sono un uomo serio e bugie non ne dico. Oddio. Nuda. Fatemela vedere. Ma come nuda? No, perché se te la volevi vedere nuda, basta che ti accattavi il biglietto. Te la vedeva al cinema. Oppure tu vuoi vendicare? Ma quale vendicare? Non faccio niente a nessuno io. Però la devo vedere, chiamatemela subito. Don Toto, ce la vogliamo fare una risata? Ce la vogliamo fare. Vabbè, facciamo. Io voglio ancora bene a Carmelina. Voglio senza esagerare, sono un uomo di mondo, so come vanno certe cose. Eppure io, non per offendere a te, ma io ho intesa la psicologia, ecco. Chi c'ha in testa? E non m'hai detto mai. Ma che è sta psicola? È colpa tua che non te sei mai accorta. Ma come facevo? Sta cosa manco si vede. Ma tu c'avevi il dovere di dirmelo. Io sono tua moglie, ricordatelo. E se ti succede un incidente, se tu muori, sta psicola a chi va finisce, eh? Ma perché? La vuoi detettare tu? Certo che se mi spetta io me la piglio. Ma pigliatela, ma tu lo sai che cos'è la psicola? No. Ora te lo spiego io. Per esempio, Luciano dice una cosa e io la dico prima di lui. Indovino prima quello che lui deve dire. Ah, una cosa importante, conserva niente. Aspetta, ti faccio un esempio. Lucia, guardami negli occhi. È vero o non è vero che tu vuoi ancora bene a Carmelinda? L'ho detto io stesso 2 minuti fa. Hai visto? Ah, l'ho capito, Toto. Sta psicola ti fa indovinare le cose dopo che te l'hanno dette. Aspetta, non mi fai perdere la concentrazione. Dunque, Luciano pensa che a Carmela ci vuole ancora bene, ma non se la può sposare per colpa delle chiacchiere che ci sono state paese. Ma quando mai, Don Toto? Ma Toto, hai visto che non capisce niente? Senti qua, piglia sta psicola e vai, etala, va. Ma che butto, sangue di Giuda. No, etala, non serve a niente. Ha ragione sua moglie. Don Toto, ma a me che me ne importa di quello che dice la gente? Io mi piglio a Carmela e me la porto in Germania. No, un momento. Se tu te ne vai in Germania, ti ci porti pure a me. Io sono la madre. Alla Germania ci andiamo io, tu e Carmelinda. A papà invece lo lasciamo qua. Certo, io resto qua a guardare la casa con il cane. E se qualcuno ci avvicina, ci abbaiamo a turno. Il problema è la mia famiglia. Lo sapete com'è mio padre? È un uomo di principio tutto d'un pezzo. Figuratevi che una volta un suo nipote mise incinta una cameriera cinese e lui lo voleva mandare a riparare fino in Cina. Che esagerazione! Ma figurati, cinese quando ce ne può interessare, se sai fino a chiaro. Ma quelli cinesi, i figli li stampano come conigli, a rotazione continua. Stumbo cinese, un italiano. Cincillà, la macchina si sfascia. Don Toto, chiariamoci. A parte il cinema, Carmela a Roma non ha fatto niente di male, vero? No, ma quale male? Quelle erano tutte gente seria, erano tutti uomini sessuali. Vediamo se ho capito all'ambo il tuo pensiero. Mia figlia Carmela è rimasta pura come un giglio bianco che può stare in mano a San Giuseppe. E fatemela vedere. E facciamocela vedere. Maresciallo, e se da Carmelina? Ma io direi che se Carmelina non vuole uscire. Non vuole uscire? Meglio che c'è se lui. Ma, Dottor, Aspetta, vediamo se ho capito all'ambo il tuo pensiero. Tu ora vorresti vedere a Carmela, è vero? Ciao, si va. E allora con permesso. Ciao. Mamma mia. Ha sentito Luciano? Ha detto che se la sposa se la porta in Germania e si porta pure a me e a te invece te lasciamo qua. Ah, come? Luciano si sposa a Carmela e tu piangi? Non piango per piangere, piango per scaricare la tensione. Ah, ma
mandare dentro quando vado a controllare che fanno quei due. Non lascia stare, Totò, quelli è un sacco di tempo che non si vedono, si staranno facendo due carezze. Ecco, ecco, la mamma che deve coprire sempre tutto. Ecco qua, tutto a posto, ci siamo chiariti presto presto. Bravo, bravo. Don Totò, adesso dobbiamo pensare alla famiglia mia. Ma tu ci devi pensare, tu uomo sei. E io ci ho pensato e ho la soluzione. Io e Carmela ci siamo messi d'accordo, però non vi dovete arrabbiare. Carmela è incinta. Mizzica, e a te che te l'ho detto? Il telegiornale, Marescia. Quello è un trucco per convincere il padre. Noi facciamo finta che Carmelina è incinta. Ma che stiamo scherzando? Mia figlia non la faccio essere incinta, manco per finta. Mia figlia non sarà mai incinta. Bravo, parraist. Ora state zitto. Luciano, sta cosa è vero difficile. E tu sei alla Germania, ma mia figlia qua a pizzoni veri. Come facevi tu a incentarla? Per telefono? No, no, non si può fare. E sta cosa, sta broccolata, manco al cinema mai si è vista. Ma perché? Scusate, non pensare che mentre voi eravate a Roma, io ho preso 3 giorni di ferie e vi sono venuto a trovare? Bravo, ma vero, giusto. Avanti, vero, così la finiscono di andarci la cammesella a Carmelina. Io vengo in Germania con voi, voi vi sposate e a Totò... Lo lasciamo qua. E mai che sei d'accordo, io vorrei sapere perché. Perché io sono un uomo serio e truffe, non ne faccio. Ma don Totò, fra poco sono tutti qua, la mia famiglia è qua, fatemelo per la famiglia. No, 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 non mi interessa niente, fate quello che volete ma senza di me. E non mi chiamate perché se non dico la verità, eh? Aspetta, vediamo se ti piace così. Tu, 2 parole sole devi dire. L'onore di mia figlia Carmelina è sacro. O se la sposa o l'ammazzo. Ti piace così? Mi, devo fare la sceneggiata. Sì. Tu sei pazza, scattiata e sdeleniata. Ma mettete la testa dentro al pozzo, va. Don Totò, se io non dico una bugia a mio padre, quello mi spara. Non mi interessa niente, io non voglio sapere niente. Io me ne vado di là e non mi chiamate, se non dico la verità. Arrivederci, va, arrivederci. E come si fa? Fifi, senti qua, mettiti di vedetta, qua, mettiti di vedetta. Se li vede arrivare, ci avvisi, eh? Ma se io manco le conosco! Ma che ci vuole a vedere un marito e una moglie che vengono qua con la camminata tutta ingazzata? Vai! Se sapeva che c'era tutto questo travaglio, mi stava la casa! Luciano, non ti preoccupare per Totò, per mio marito non fa così, poi si calma, non ti preoccupare. Speriamo, signora Titi, speriamo. Ehi, di bordo! C'è barche abbucchiate, molto incazzate, all'orizzonte. Ma chi sta dicendo? Chi stanno arrivando? Stanno arrivando! Io vado da Carmela, lei con mica suo marito. Sì. Chi? Toto! E io dove vai? Camina, scemonita, camina! E sto camminando, botta di salate, che non ti vede che sto camminando! Camina! Mio figlio qua è! Suo figlio? Ma scusi, lei chi è? Io sono Don Zazà Finocchiaro, e tu cominchia sei! Io sono... Basta così che già troppo parlaste, ancora vuoi parlare? Questa è mia moglie Angelina e questo è mio figlio Iachino. Iachino, saluta sto coso. Sì, po. Po, ci ho fatto sentire la mia forza. Bravo, Iachino, bravo. Ora cuccia. Sì, po. Bravo, Iachino. Ma questo c'è una faccia conosciuta, ma vi ho visto da qualche banda. No, io sono un amico di famiglia, vengo raramente, io abito a Palermo. Ah, viene da Palermo, e allora sbattiamoci le mani, perché viene di Palermo. Ma a me mi pare che lo conosci. Minchia d'Angelina, zitta le deve stare, lo vuoi capire? E volevo scoprire se era qualcuno del cinema. Sì, questa faccia la dan basamo. Ah, grazie. Prego, allora, ce le chiamo questi amici, sì o sì? Sì, di casa! Ci sono gli elegantissimi e nobilissimi signori Finocchiazzi! Annacatimilli! Ma che dice sto strombo? Iachino, lo sai che fai? Appena ti faccio il segnale di attaccare, questo è il primo che ci deve dare una bella passata da legnare. Sì, poi deve soppiare a Carmela, poi a sua madre e poi a Totò, a suo padre. Sì,
e poi dopo la metto qua dallo Luciano. Sì, po'. Ma come? Luciano è sempre figlio tuo, eh? Ah, vero, e ha ragione. E allora lo sai che fai? Prima pigliato un pomo acqua e presento tua madre. Sì, po'. E poi parti per tuo fratello Luciano. Sì, po'. Ma io non ho fatto niente. Minchione scocca di camorria, ti deve stare zitta. Luciano è mio figlio, ma non sono più sicuro che è figlio mio. Dopo che gli amici degli amici dalla Germania mi mandarono questa lettera all'onima. E che c'è scritto? Che c'è scritto? Porca miseria, il sangue mi bolle, in testa mi sta salendo. C'è scritto che tuo figlio Luciano non è uomo maschile e non è accoppiabile con le donne femminili. È difettoso. Come, come? Mio figlio non è accoppiabile, è difettoso. Ma qui c'è una calunnia, infami, infami, tragediatori! Zitta, statti, che la colpa tua! Io te lo dicevo quando era amico, non ce lo mandare a Luciano a convento, non ce lo mandare sempre, che là ci sono i monaci coi manici. E che c'entrano i monaci? C'entrano, e ci sono entrate. E per questo Luciano è zitato con Carmela da 3 anni, 3 anni, e stanno ancora 0-0, a pane e prune. C'è permesso, posso uscire? È arrivata la regina di Spagna. Avanti, prego, accoffatevi. Prego, l'onore è tutto vostro. Buona serata fino a Chiari. Sasa, io ho detto buona serata. Titi, io dico che questa è una mala serata. Ah sì, e perché? E perché col genere femminile io non ci parlo. Titi, chiama Totò. Sasa, se tu i pantaloni li porti solo per figura, ricordati che io sono una femmina e tu mi devi rispettare. E allora parliamoci noi due, da femmina a femmina. E va bene, parliamoci noi due. Sbarracchia! Signora Titi, a noi il cinema non ci piace. Ma oh, non vi piace? E allora non ci andate? Signora Titi, noi è da mezz'ora che aspettiamo il nostro figlio e non sappiamo dov'è. Per caso, voi lo sapete dove si trova in questo momento esso? Esso? Alla pompa di benzina? No. Esso si trova là dentro, miso con la testa così. Ah, ah, ah! E allora chiamalo e dici che ci siamo noi qua, il babbo e la babba. E che ci pensa suo padre ad aggiustare le cose. Sì, padre, ma quale padre, Sasà? Ma quale padre? Tu fra un poco diventi nonno! Nonno? Come? Io nonno? Sì signora, Carmelina è incinta! Carmela è incinta? Come è incinta? E che è stato? Dicetemi che è stato! Sono stato io papà! Ma figlio mio, non è possibile! Come facevi tu a fare l'incintamento di Carmela se eri in esilio alla Germania? Ma quale esilio? Ma papà, quando Carmela era a Roma io la sono andato a trovare in albergo e là... è successa la cosa. Ah, successe, ma propriamente. Ma allora, hai capito il fetuso? Bravo, bravissimo. Mi dispiace, pa, ma che vuoi, la passione, un panino, un bicchiere di vino? La felicità, zazza! Ho fatto il guaio. Un guaio, dice lui. Ma quale guaio? Vieni qua, fatti abbracciare, figlio mio. Ehi, mascolazzo, degno figlio di un degno padre. Iachino, battici le mani a tuo fratello Lucianuzzo. Ma dove in faccia, po? Ma quale? Iachino ha messo incinta a Carmela. E come ha fatto? Ha fatto, poi te lo spiego. Però ora capisci, papà, che io devo riparare. A Carmela me la devo sposare subito. Dunque certo, si capisce, noi ci dobbiamo riparare il disonore a Carmela. E certo, dobbiamo mettere a tacere tutto il paese. Ci dobbiamo attappare la bocca a tutte. Allora che fa, po? Ammazza tutte. Dopo, Iachino, no. Po. Allora siamo tutti d'accordo. Io vado da Carmela, prepariamo le carte e ci sposiamo subito. Luciano, non è possibile, ti stanno facendo fesso! E palla lei, e palla re, basta che palla! Ma tu che ne sai? Tu che eri a Roma appresa a lui?
Dov'è tuo marito? Ah, dov'è? Toto, esci, esci! Ma ti sei ammucciato? Esci, ma che cosa stai facendo? Ah? Stai spicchiando fame o stai ripensando un quasette? Stati zitta, tu mi lasciate il coscilorde! Buonasera, Sasà! Buonasera, Toto! Il Parlamento sta, mamma, aspettando a te! Ma io in questo Parlamento non parlo! Sono un padre, sono un uomo d'onore, perciò certi discorsi in pubblico non le faccio. Ma pure io sono padre e certe discorsioni io le capisco prima che tu parli. Talà! Pure lui c'ha la pepsi colandista. A chi? Mio marito non ha niente in testa. Sasà, lo sai come si sono accordati? Toto, non ballare. Te lo dico io come si sono accordati Luciano e Carmela. Non ballare, Toto. Oh, vabbè, non parliamo. Toto, io so tutto e sai che ti dico. È meglio che ti stai zitto. Chi è che si deve stare zitto? No, 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 dico è meglio che ti stai zitto, lo dici tu a me e io mi sto zitto. Brava, Toto. Io, ma state ferma con le mani, io devo parlare, ma se Sasà non mi fa parlare. Toto, ma tu vuoi parlare o vuoi stare zitto? Io voglio parlare per dire che sto zitto. E parla, ma però state zitto. Per forza, io certe cose non le posso dire perché sono un uomo d'onore. Ah, tu sei un uomo d'onore. E io cosa sono? Un gavaiolo! Ora attacchi tu con la commedia, Angelina, tuo figlio ha sbagliato e deve riparare. Lui a Roma non ci deve andare a fare la sbreccia di Portapia. Mi sta bene? Come ho parlato? Come un libro sfardato! Senti, Sasà, te lo dico io come sono andate fatte. Oh, Toto! La voce del pecoraro, state zitta, io devo parlare, devo dire la verità. Ma perché non te ne vai? Perché non spaci come fanno tante altre? Vattene all'America Zuela, al Paraguayo, vattene, vattene! Senti, ma che stai dicendo? Voi due parlate smozzicato, sotto metafora. Senti, Sasà, tu a Luciano te lo puoi portare. Se lo vuoi sapere, Luciano e Carmela non hanno fatto niente. Un momento, spiegatemi. Luciano e Carmela, niente. Un momento, spiegate meglio. Tuo figlio e mia figlia, Nisba. Un momento, spiegate meglio. Sasà, ma va fango. Ma più chiaro di così come te lo devo spiegare, scimunito. Ah, niente. E a te che te l'ha detto, Carmela? E non c'era bisogno, a quella distanza era impossibile fare. Ah, non era possibile. Non era possibile. E ma perché non era possibile? Perché non era possibile? Ma come pare il conto dei cessordi? Altro che pepsi colantista! A Tom non avevamo capo pepsi col. Non era possibile! Ma ora non c'è bisogno che darla via e che ti incazzi! Scusa! Ah, ora mi incazzo, ma io sono sempre incazzato! E Totò vuole significare che non è vero che Luciano è andato a Roma! Ah! Mi avete detto una fandaria! E va bene! Tempo che vado alla casa e torno! E facciamo i conti, ma non con la calcolatrice, con la lupara. Sì, boom, con la lupara. Senti, se vi ho detto che Luciano è andato a Roma, va bene, Luciano è stato a Roma, ma con mia figlia lo stesso non ha fatto niente. Oh. Ma senti, senti, parla, parla. No, 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 non mi fare parlare, per favore, non ti voglio mortificare. Non vogliamo tutto, addio piede di figo. Alla distanza che erano, solo un miracolo poteva fare diventare padre a tuo figlio, va. Non era possibile. Non era possibile. Ma perché non era possibile? Senti, Sasà, facciamo così, piglia tuo figlio e te lo porta a casa. Per noi tuo figlio non è buono, non è compatibile. Oh. State zitto, parla piano, ma come lo sai? Pure a te la lettera l'ONU, ma è arrivato. Ma che dici? Io non ti capisco. Se, facciamo così, io stasera vado alla piazza e faccio un comizio con mia figlia, mi porto mia figlia appresso e dico che Luciano non ha fatto niente con Carmela e che lo lascio libero, ti piace così? Ma tu sei pazzo, questo è un affronto, un'offesa mortale. Non ti muovere da qua. Un momento solo che vado a casa a pigliare la lupara. E torna con la lupara. Ma scimunito che sei, secondo te un uomo d'onore come a me se ne va in piazza a raccontare le sue cose private? Ah no, e allora che fai? Dimmi, che fai? Dimmelo! Attacco il manifesto a muro. La si informa la gentile cittadinanza che la signorina Carmela Mezzabotta e il signor Luciano Finocchiaro, detto il Seggiaro, non hanno fatto niente. Consummatum non est, manco ovest. Muore, ed io devo sopportare che tu disonori a mio figlio. E chi sono marita più a mio figlio? Oh, ma che cosa parli? Ma insomma, Sasà, calmati, non ti preoccupare, perché tanto lui non c'è andato a Roma. No. Che ne sa che è quello che è successo tra mia figlia e tuo figlio? Che ne sa lui, eh? E allora perché parli? Cosa inutile? Oh, ma che volete da me? La verità. La verità. La verità. Tua figlia è incinta. Stop. È stato Luciano. Stop. E tu devi dire
l'onore di mia figlia è sacro. O Luciano se la marita o io l'ammazzo. L'ammacco? No, tu devi ammazzare a mio figlio Luciano con la lupara. Io devo ammazzare a tuo figlio? Ma tu sei pazzo? Io devo fare sta pupiata. Tu che bella questa. E allora la pupiata che la devo fare io? E io che sono un pupatone, Angelina, un pupo, un pupatone. Totò, ha ragione Sasà. Ah, pure tu sei d'accordo con lui? Ah, vabbè, allora devo dire quello che ha detto lui. Vabbè. L'onore di mia figlia Carmela è sacro. O Luciano se la marita o l'ammazzo. Mi sta bene, mi sta. Bravo, bravo, bravo. Mi piace, bravo, mi piace così. Sì. Arrivederci, allora va, arrivederci. Ma dove sta andando? Visto che devo fare la figura di cane, mi vado ad accucciare al lato a mio cane. E nessuno che si avvicina, perché non c'è abbaio. Ma che c'entra, Totò, no? Volete che ripeto quello che ha detto lui? L'onore di mia figlia Carmela è sacro. O Luciano se la marita o l'ammazzo. Ma andate a cagare, va. Che ballo, tutto a posto. Angelina, andiamo a cattare confetti e a prenotare la chiesa e la sala per questo matrimonio. Un momento, papà, un momento. Carmela deve dire una cosa a tutti, una cosa molto importante. Don Totò, venisse un momento qua, per favore. Che c'è? Che c'è? Che è successo? Che c'è? Devo fare una confessione. Papà, avevi ragione tu. Io non posso costruire il mio matrimonio su una bugia. Don Sasà, non è vero che io sono incinta. Come? Ah, no, non sei incinta. Ah, no, allora il matrimonio è lasciato. Aspettate, io sono incinta. Sei incinta. Bravo Lucianuzzo. Tu sì che sei un uomo. Angelina, vai a cattare confetti e a prenotare la chiesa, quanto che se la pensa. Fatemi finire, per favore. Io sono incinta, ma... Ma? Ma non di Luciano. Ecco tua! Uvo! Avete visto? Ve lo dicevo io che ve lo dicevo. A questo punto il matrimonio lasciato, lasciatissimo. E tu forza avanti, cammina alla casa.
Ma insomma, ti vuoi stare fermo un momento? Fado passo e metà lì, fado passo e mi congiolle. Parlo lo poliziotto che sorveglia il carcerato. Ecco qua, il caffè è pronto. Oh, finalmente una bella notizia. Fifi, Fifi, dici a Totò che si prende il caffè. Sì, sì, oggi pensi. Totò, lo vuoi il caffè prima che si si fidda? Fifi, dici a mia moglie che non ci sto né se fa le cantare soe. E forse è meglio che il caffè se lo prende quando vuole lui. Ma lui sta sempre a digiuno. Anzi, dici se vuole un filoncino di pane con la mortadella. E che a lui ci è piaciuto sempre. Dai, diccelo, diccelo. Totò, lo vuoi un filoncino con la mortadella? Fifi, lo sai dove te lo deve mettere il filoncino? Tu mi fai la cortesia, te devi stare zitto. Tu, cretino, già ci sei riconosciuto. Non c'è bisogno che lo dimorsi tutto il santo giorno. Ogni tanto arriposate. Scusa, scusa, Fifi, ma sono arraggiato, lo capisci? Sto scoppiando. E tu mi devi chiamare uomo di niente se mangio qualche cosa. Non voglio più niente, non voglio mangiare più. Sì, ma non è che poi sei arraggiato con tua moglie e non ci deve parlare più. Ma senti a questo, ma tu hai visto mai cani e gatti che si parlano? Sì, ma io non è che posso fare l'interprete fra te e lei. Fifi, Fifi, vieni qua, vieni. Fallo parlare, può essere che si sfoga e si calma. Perché se parlo cosa cambia? Quando un uomo perde l'onore, perde pure la faccia e la dignità. E quando diventa cornuto, ci diventa per sempre. Le corna non ci scadono mai. In tutto il paese, nessuno mi rispetta più. Fifi, fallo ridere, può essere che si sfoga. Ci penso io. Tadà! Ma ci pensi ieri sera alla piazza, quando tutti ti ridevano alle spalle e ti facevano beeeh! Pizzica, pure San Paolo si è messo a sfondere e tu non ci sapevi rispondere. Fifi, era meglio se ti stavi zitto. E allora, signore di Dio, che faccio? Me ne posso andare? No, no, Marietta, che prescia c'hai? Aspetta, aspetta. Voglio capire bene il fatto della predica di Don Camillo. Ma non è che mi posso ricordare la predica tutta a memoria. Più o meno il prete disse così. Anche in questo nostro paesino, vergine e pulito, Belzebù ha mandato il diavolo tentatore, il demonio dei film nudi. Non seguite il malesempio, una mela fradicia infradicisce tutto il canestro. Ha capito, Fifi, il prete si è messo a vendere frutta e verdura. Genitori, genitrici, state attenti al pecorone nero. Stateci alla larga, alla larga! E chi è sto pecorone nero? No, ha sbagliato, ha detto, voleva dire la pecora nera, è vero? No, lui non ha sbagliato, voleva dire il padre è uomo e perciò non è pecora, è pecorone. Ha capito, Fifi, pure il prete contro ciò. Ma non me lo dovevo dire, Don Totò, io vi volevo avvisare. No, anzi, hai fatto bene, come no, sei stata gentile. Fifi, domani vado alla chiesa e ci può la testa a sto padrino, poi vado nell'avvocato, lo denunzio. Avanti, avanti, non si piglia se collera, ci sono io qua che le notizie fresche non ve le faccio mancare mai. Sfortunatamente, certe notizie fosse meglio non le sapere. Ma ci sei tu, Marietta Porta Barretta, detta tattarada, Gazzettino di Sicilia. Vattene alla casa, Maria, va, forza, vattene. Buongiorno. Buongiorno. E tu trasenella dentro, va a vedere cosa ha fatto figlia, va controllala prima che ti pigli a tempolata. Ma è vero? Ma vediamo come fai! Perché mi devo scandare di te, sangue di Giuda! No! Disgraziato! Si dà il chiappo, si dà il chiappo! Calmati tutto, calma. Come devo fare? Come devo fare questa sopalea? Calmati! State zitto, Pepi, state zitto. Signore di te, io a questo punto ti devo parlare. Signor Totò! Facetemi la domanda in carta bollata. Finiscila di fare la deficiente. Noi in questo paese non ci possiamo stare più. Mi vergogno di incontrare le persone, tutti che ci sfottono, ci ridono alle spalle, siamo diventati lo zimbello di tutti. Forse non è così, ma io non posso sopportare che la moglie di Sasà e tutta la sua famiglia passa di qua e mi fa beh, lo capiscono. Ma quelli qua vicino abitano, per forza di qua devono passare. Infatti loro qua restano. Ce ne andiamo noi. Come? Ho messo in vendita la casa, ho parlato col sensale e più tardi viene con uno che se la vuole comprare. Vendiamo tutto. Recuperiamo un poco di soldi e ce ne andiamo al nord. La dice che la mentalità è più aperta, certe cose non ci tengono. Dice che si maritano pure le ragazze madri. Chi lo sa? Può essere che la babbarella di tua figlia incontra uno scemo che se la marita prima che nasce il bambino. Magari hanno un poco zoppo, orbo, amminchionato.
cosa? E mia figlia si deve maritare a uno zoppo, orbo e a minchiarellato. Ma che cazzarola ti scappa dalla bocca, Totò? State zitto, non parlare, state zitto, stappate le orecchie e ascolta. Tutta la tragedia l'hai combinata tu, spingendo tuo figlio ad andare a fare il cinema, ad andare a Roma. Hai combinato, ma c'è l'ora, devi stare zitta, muta, non devi parlare, non devi pipidiare, non devi parlare. Ma vero, e parla tu allora, però parla solo, perché io non ti voglio sentire. Vabbè, 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 evitiamo la sciarria. Fifi, andiamocene al bar e ci andiamo a pigliare un bellissimo caffè, va? Ma perché il mio caffè non è buono? Certo, come no, preciso al brodo di polipo. Anzi, lo sai che fa? La prossima volta mettici quattro cozze, due vongole e due gamberette che ci facciamo un bellissimo caffè all'insalata di mare. Noi ce ne andiamo al bar e il primo che mi sfotte, Fifi, ci spacco la faccia. Buono. Tu il cinema te lo puoi scordare, a te il cinema te lo faccio restare qua. Ce ne andiamo in Arte Italia, Italia Arta, artissima, da parte di Castianare. Te lo faccio restare qua, il cinema, il cinematografo e a Don Danino Bonarma che vendeva le gazzose, regama terne e domene. Papà se n'è andato, mamma, io non voglio essere più chiamata la babbarella, l'ho sentito ora, speriamo che trovo uno scemo che se la sposa, oramai ho deciso. Voi è giusto che rimanete qua, io me ne vado a fare la passeggiatrice sui marciapiedi. Ma che stai dicendo, figlia mia? Quello è un mestiere difficile. C'è da camminare assai. E poi? Come fai a camminare zoppa? Non perché tuo padre le gambe te le stocca. Ma insomma, ma mi volete fare impazzire? Avete fatto una colazione contro di me? Questa è la vita, Iachenetto, fratello è un uomo, e l'uomo è cacciatore. Lui, appena ha visto la guaglia, chiappete, l'ha guandata e se l'è mangiata. E Carmelina, trasiamocela dalla parte di dentro, va? No, voglio sentire quello che ha da dire stu cafone. Insomma, quando lui ha trovato la guaglia, prima l'ha squagliata e poi l'ha squagliata perché a tuo fratello Luciano il cinematografo non ci piace. Non ci piace, pa, non ci piace. Ma la guaglia ci piace. Ci piace, ci piace. Carmè, a che ora viene tuo padre? E perché? Perché a tuo padre il crasto con le patate ci piace assai. E qua crasti ce n'è, attingi te! Aspetta, ti petta, ti disonorato e fedente, vieni qua, che te le faccio vedere io i crasti! Niente, niente, qualche cretino che si è accattato la macchina nuova e fa il pagliaccio per attirare l'attenzione! Marietta, Marietta, ma che succede? Che è arrivato l'onorevole Lanzo di Cane? No, è arrivato un foriero con un'automobile americana, longa longa, pane in nave, ah. E parcheggiato la piazza e tutti stanno correndo a tagliare. Venite qua, signor, giacite, giacite! E che c'è anche questo forestiere? A te me la mezza botta, ci vuole fortuna a campare, ci vuole fortuna! Ma proprio personalmente a Carmela! Certo, viene da Roma, ha domandato a tutti dove abita la famiglia, mezza botta! Ah. Avanti popolo, forza! Suonate le trombe! Forza, chiamatemi questa diva! Da oggi in poi anche voi avrete la vostra Sofia Loren! Popolo, esulta! Evviva! 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 Bene! Basta. Bravo! Sì! 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 Basta, non esultare più! E allora? Bravi, bravi! Il popolo è così, ci piace essere comandato! Avanti che ho fretta e devo fare presto! Volete voi rispettare uno che ha fretta? Sì! Sì! Sono così! Bravi, bravi! Cose! Ma la cerca proprio personalmente di persona a Carmela, la figlia di Totò Mezzabotta! Esattamente, signora! Come, signore? Io ho i pantaloni, non lo vede? Sì, vabbè, se tutti quelli che hanno i pantaloni fossero uomini!
Comunque io sono qui per lavoro e non per divertimento. Signori, udite, udite! Silenzio! Vi comunico ufficialmente che fra pochi giorni la signorina Carmela Mezzabotta avrà le tasche piene di miliardi! Ma ha detto biliardi? No, miliardi! Ma vero? Ma come? Può essere mai? Ma certo, me la porto con me a Roma! Deve fare l'attrice, deve girare 5 film! Argentina! Argentina! Nuda, la vogliamo nuda! Ambezzo di maschera! Iachino, sentiste, Carmela a Roma se ne va a fare il cinema, il miliardaria diventa! E perde l'onore, pa, diventa disonorata! Ma quale, che di fronte ai miliardi l'onore non conta niente! Ah. E noi stromboli abbiamo lasciato il matrimonio! Tua fratella aveva la fortuna in pugno e l'ha perduta. Andiamo subito a cercarlo, che facciamo? Andiamo a cercarlo, Chiano. Andiamo, po'. E allora? Avanti, bella cocca, sveglia. La chiami o no? La chiami o no? E tu, popolo, esulta un'altra volta, dai. Basta, basta, adesso prendete e andatevene tutti. Forza, forza, a casa, dai, dai, dai. Via, 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 show, 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 show. Dai, 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 forza, 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 forza. Signora Didi, signora Didi, a lei cercano, venisse un momento qua. Ah, questa ce la vado a raccontare subito, subito a Don Camillo. Aspetta, Carmela, quando vedo che cosa vuole Marietta. Marietta? Scusi, ma lei chi è? Ego sum civitus romanus. Minchia, l'americano. Excuse me, a non specchiare la sua lingua. Ma quale americano? La senti, bella cocca, io sono romano originale, come la lattuga romana e il pecorino romano. E io invece sono original siciliana, come la cassata siciliana, la granita siciliana e le cannola siciliana. Te ca fuma. E senti, bello cocco, a cocco bello, ma mi ha chiamato Marietta, io ho trovato a te, ma te chi sei, a che appartieni, ne? Chi sono io? Io sono la Befana. La Befana? Ah certo, la faccia di Befano ce l'ha. Ma senti, la sta sprovveduto. Oh, sprovveduto a me, a cosa, a Befano, io vedi che sono provveduta di un paro di porsi tante cose. No, no, scusi. Volevo solo dire che lei alla produzione non ha lasciato né recapito, né indirizzo, né telefono. Ma come deve fare uno che la cerca? Così per trovarla sono venuto apposta da Roma. Cara la mia buzzurra, io per te sono sceso dal cielo. Ah, sei venuto con l'apparecchio? Sì, e atterravo all'aeroporto di Tosoro. Ma perché chi ti ha detto ma c'era chiuso? Mio Dio, mi hai mandato in mezzo agli Zulù? Ah, non ci sei venuto, ti ci hanno mandato. Avanti, sforzati di capire, M, la lettera M. È arrivata la Befana con un sacco pieno di M. Mi... Milingiane? No, mi... Nchiate? No, M, la lettera M di milioni, milioni. Ah, ho capito, va. Ti ha mandato il sensale, ti vuoi comprare la casa mia? No, io non compro case qua, io vivo a Roma. Ah, e allora che sei venuto a fare qua? Voglio il frutto del ventre tuo. Che cosa? Tua figlia. Mia figlia, Carmela. Carmela, certo, siediti. Mi devo sedere? Siediti. Anche mi piglio una seggia in massetto. Lo sai, tua figlia, cosa deve fare? La svergognata! Ma perché tua moglie si è messa in pensione? Ma allora il giornale non lo leggi? Gocchi, ce l'ho tutto qua nella ciricoppola! Ma insomma, lo sai o non lo sai che la Cinebus ha indetto un concorso per trovare l'attrice protagonista del film La svergognata? No, io la Cinebus non la conosco, però conosco l'autobus di Tarantola! Santa pazienza!
c'è stato un concorso nazionale per scegliere l'attrice del film La Svergognata. E chi l'ha vinto? L'ha vinto Ruby Rubacuori. No! L'ha vinto. L'ha vinto. Oh, ma sei capace di intendere, sì o no? Però tu non gridare, sennò io sbaglio a confondermi. Io ho qui un contratto di Paul De Riso per tua figlia. Aspè. Ma mi stai dicendo che un certo palle di riso ci vuole fare un contratto con la figlia mia? Sì. Il cast è pronto con gli attori più famosi del mondo. Sbalordisci. E botta di sale, dammi il tempo. Protagonista maschile Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio? No! Brad Pitt e George Clooney. George? Ma vero che antichi abboccatizzi? Protagonista femminile Linda Love, ovvero sia Carmela Mezzabotta, ovvero sia tua figlia. Ma scusi, ma come fa ovvero sia palle di riso a conoscere a mia figlia? Ti sfugge. Ha visto la scomparsata nel laghetto? Ma certo, si capisce. Ha visto la faccia di tua figlia, quel popò di occhioni, ha gridato: Eureka, ho trovato! Ah, ci ha visto la faccia e popò! E questo è il contratto. La Cinebus vuole l'esclusiva per farle fare 5 film in 4 anni a 800 milioni cada uno. Devo aggiungere altro? 5 film in 4 anni a 800 milioni cadaver uno. Beggio, ma ci sto svenendo. Ma tu non devi svenire. Ah no, e che devo fare allora? Devi darmi una risposta breve e concisa. Allora ti darò una risposta breve e circoncisa. No. No? Come no? In che senso no? Nel senso di no, non accetto. E perché no? E perché no? Chiarisci. Chiarisco. Noi ci siamo rovinati con il cinema. Perché mia figlia ha fatto un solo film, però tutti si sono messi contro di noi. Che esagerazione, mamma mia. Che esagerazione, sì. Mio marito ha deciso di vendere tutto e di scapparcene di notte e notte. Perciò ringrazio il dottore, ma la famiglia è mezza botta. Con il cinema ha chiuso. Come? Non ho capito bene. Tu vorresti rifiutare. Aspè, sbalordisci. Hai sbalorduto. Oh, rifiuto. Ma lo sai cosa significa fare un film con Giorgio Di Ca, George Clooney, Brad Pitt, l'Italia, l'America, l'Europa? Ma da quando voi gente del sud non sognate New York, l'America, i dollari? Io ti garantisco che tua figlia diventerà miliardaria. Vabbè, ho capito. Facciamo così, ti do mezz'ora. Il tempo di fare una telefonata e torno. Ma ricordati, quando torno, o hai cambiato idea o ti resterai rimosso per tutta la vita. Didì, ma chi era questo tizio che è uscito da ora? Il Befano. E che voleva? Voleva a Carmelinda. È venuta apposta da Roma. L'ha mandato palle di riso. Signora Titi, posso avere la notizia pure io anche di seconda mano? No, io in questo momento non posso parlare. Ah no, e a che ora devo venire? Non posso parlare perché se io parlo tu impazzisci di non tutto. No, non ti scontare, non impazzisco, parla. Devo parlare per forza? Sì. È uno di Roma? Uno del cinema! Al re col cinema! Ma porcaccia della miseria dannata, sangue di Giuda schifoso! E meno male che tu dovevi mantenere calma. L'hai chiamato tu? No, io non l'ho chiamato e poi se n'è andato. Ah, meno male. Però ha detto che torna. Titi, ma mi vuoi vegliare in giro? L'hai cercato tu? Io non ho cercato a nessuno, è venuto lui, ha detto chiù, che si vuole portare a Carmelina in una casa a fare la svergognata. Oh, bellissimo! E allora perché non stappiamo una bellissima bottiglia di champagne? Ma che hai capito? Si tratta di fare un film! Al re, perché uno non c'è mai stato. Dice che per trovare la svergognata hanno girato tutta l'Italia! E giusto, l'hanno trovata alla mia casa! Dice che Carmelina c'ha la faccia e popò adatti.
che il regista, appena visto le fotografie, ha esclamato "Uretra!" e che i protagonisti sono Brad Pittighiola. Sì, George Clooney e Nana De Crapio. Ah, così ha detto? Sì, sì, sì. E che la protagonista principale è nostra figlia Carmelina. E dice che appartiene a una grande casa cinematografica che si chiama Filobus. No, aspetta, Autobus. Forse Cinebus. Bravo quella. E mi ha fatto vedere il contratto di 5 film in 4 anni a 800 milioni cada per uno. Mitra... E ti ha detto pure i titoli. State zitto, Fifi. 5 film in 4 anni, 800 milioni l'uno. 5 per 8, 40, 4 miliardi. E tu subito sei salita sull'autobus, è vero? No, a piedi è rimasto tutto, te lo giuro. Titi, ma con tutta la confusione che ha in testa nostra figlia, solo questo ci mancava. Lei deve pensare a sposarsi. Dov'è piuttosto che ci devo parlare? E dove deve essere? Sempre inchiusa nella sua stanza. E andiamo dentro allora, andiamo dentro. Fifi, ma dove stai andando tu? Abbiamo detto andiamo dentro. Era un andiamo singolare. Io devo parlare con mia figlia, ci devo parlare da solo. Devo sapere che è il padre del bambino. Fifi, ma secondo te perché non me lo vuole dire? Secondo me perché cioè precisamente non lo so. Fifi, sei stato di grande aiuto, sei veramente un amico. Ma va caca, va. Madonna santa, che disgrazia, che disgrazia, che cose tinte, che cose tinte. E io che non posso manco parlare, che mi devo mozzicare la lingua, perché quello per il dispiacere del disonore sta impazzendo. Ma vuoi vedere che è tutta colpa della pepsicola che c'è in testa? Titi, è che Totò per ora sta attraversando un momento non brutto, ma brutto. Lo so, sta sempre a digiù. Avanti ieri, Fifi, ci ho fatto una caponata. Melanzane, olive verdi, sedano, capperi, pomodorino fresco, aceto, basilico, un sciavolo odoroso che spampenava il cuore. Ma state te che mi stai smuovendo un petito? Nella monnezza, contenitore umido. Ieri ci ho fatto una pasta con le sarde, finocchietto selvatico, pinoli, uva passa, mollica torrata. Nella monnezza, contenitore organico. Ti dovevo dire una cosa. Poco fa, quando con Totò sono andata alla piazza, ho telefonato a mia sorella a Palermo e mi ha detto che ha fatto pace con mio cognato, che tutte cose a posto e che me ne posso tornare pure in Palermo. Buono! E perché non te ne vai? E volevo dire senza fretta, ma vai. Mi vado a preparare la valigia? Sì, vai. Ci vado? Sì, vai. Allora, mi vado a preparare la valigia, però a me questa casa mi piace. E permesso? Posso entrare? Buonasera, grazie tante. Signora Titi, si faccia la bocca dolce, che presto pure le sue parole saranno dolci. Ma scusa, che cosa vuole lei qua a casa Stanno mia? Stanno arrivando qua mio padre e mia madre. Tuo padre e tua madre qua? Sì. E perché? Abbiamo organizzato una festicciola per il fidanzamento. Una festicciola a casa mia? Sì. Ma quale festa, figlio mio, caccia la tempesta. Un gioco di fuoco, già si sentono le prime botte. Senti, ma per curiosità, ma io che parolina dolce ti dovevo dire? Carissimo Cocò, ti concedo la mano di mia figlia Carmela, sposatela! Carmela? Ma non era la svergognata di tutto il paese? Ah, ho capito! Il paese è piccolo e la gente mommora. Già ancora non si sa niente, ma già si sa che Carmelina dovrà fare cinema e diventerà miliardaria. E allora mia figlia non è più quella che ha disonorato tutto il paese, la ragazza persa. Carmelina è tornata a essere bella, un fiore profumato di vaniglia e di cannella. Vero, eh? Le sorde attuppano tutte le pertusa. Ma il fatto è che io e Carmela abbiamo combinato un pasticcio. Oh, che mi stai dicendo? Che c'è stato un qualche cosa fra voi due? Qualche cosa? Non scotogliare più questa testazza vuota, perché sennò ti si stacca dal corpo e va camminando senza testa. Senti qua, ma
Ma tu lo sai che mia figlia è incinta? Certo che lo so, il padre sono io. Ma ho già deciso, il tempo di uscire le carte e me la marito subito subito. Con permesso? Se la marita? No, magari fosse vero, magari. Carme, per favore, Carme, per favore. Io ti ho fatto una domanda e aspetto una risposta. E tu una risposta me la devi dare. Ma che ti devo dire, passa tranquillo, non ti preoccupare. Ora risolvo tutto e poi ti spiego. Ma io lo voglio sapere ora. Ora no, dopo, te lo prometto. Mamma. Brum. E partiamo la motocicletta. Una carezza, un bacino e lo babbo pace che fa se cala le cavose. Permesso, posso entrare, buongiorno. Ehi, Gianni Becchino, prego, accomodati, è un onore. Ma quale onore? Io non ho onore e manco tempo da perdere. Ma scusa, ti ho mandato a chiamare io, no? E manco io ho tempo da perdere, quindi per me te ne puoi andare. Grazie, arrivederci. Oh. Anzi, fammi una cortesia, quando te ne vai, vatti a rompere le corna da un'altra parte, va. Un momento, ma lei lo sa che sua figlia è in stato interessante? Interessante? Interessantissimo! Se ne sta interessando tutto il paese. Ah, e lei lo sa che è il pezzo di carogna pace del futuro nascituro, eh? Se lo sapesse, ci avesse scapozzato la testa come le sarde salate! Non do mai agire d'impulso, sempre contare fino a 10. Poi... Vabbè, non lo conosco chi è il padre del nascituro. Mio figlio si ostina a mantenere il segreto. Ma perché? Per caso tu sai chi è il PDC che l'ha messo incinta? Il PDC? Il PDC, il pezzo di carogna. Ah, certo che lo so! Sono stato io. Ah, vabbè. Cosa? Cosa hai detto? No. Mai agire d'impulso. Sempre contare fino a 10 prima di agire. No, giusto, perché no? Contare fino a 10. Fino a 10. Giusto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aspetta, ma erano 10 o erano 9? Non me lo ricordo più. Basta così. Ricominciamo da capo. No, ricominciamo da capo. Vieni. 1, 2, 3, 4, 5. No, basta. Aspetta, io non lo sapevo che Carmela era incinta. Io la amo, Carmela. Io me la sposo. Cosa hai detto? Te la vuoi sposare? Sì, dottor, me la sposo. E per questo bacio 10 volte le mani che mi hanno colpito. E il piede che ti ha dato le carcagnate non lo baci, vuoi fare particolarità? Ah? In ginocchio dei baci. Ah, sì, pure. Bacialo, pure. Pure il piede. Bravo. Come le capite c'è un futuro. Per quanto riguarda il matrimonio con mia figlia non ti posso dire niente. Lei da qua se ne vuole andare e né io né mia moglie la possiamo controllare. Ah, ma se io sono il marito... La controllo io. Bravo, controllalo tu. Vedi se ci puoi fare passare questa fantasia. Tanto più che ora è venuto uno da Roma. Certo, lo so. Dice che ci deve fare 5 film in 4 anni a 800 milioni l'uno. Lo so. Ha portato un contratto. No, contratto no. Non fate firmare niente perché, per carità, non deve firmare assolutamente niente. Perché? Perché prima io devo leggere con attenzione tutte le clausole. Ma quali clausole? Qua si tratta di fare un film americano con un certo Brad Pittigliola. Addirittura? Di questo si tratta? Di questo si tratta. Allora no. Mi devono dare di più. Mi devono pagare bene. A te? Certo, io me la sposo e se io sono il marito, bene così. Don Dodò, stia tranquillo. Pensa a tutto io, stia tranquillo. Ma... Titi! Ma che cantano vuoi? Che gridi, cretino? La finezza in persona, la signora delle cazzetudine. Vai a chiamare di questa tua figlia Carmela, forse. No, prima ti devo dire una cosa importante. No, io prima ti devo dire una cosa importante a te. No, io prima te la devo dire una cosa importante. Tocchiamo e vediamo chi parla per primo. Toto! Titi! Tu non sai quello che so io. Tu manco te lo immagini. No, tu manco te lo immagini. Signora Titi carissima, questi sono per lei. Ma le fottisce allo cimitero? Non si fa nudo le fatte soio. Calmati, questo sa chi è il padre del figlio. E questo ti voglio dire, io pure lo so chi è il padre del figlio. Scusa, ma
E lei come fa a saperlo? Ho capito. Evidentemente Carmelinda ha lanciato il nome del farabutto, finalmente. Ma quale farabutto? Coco è un ragazzo veramente serio. Sta venendo qua con tutti i genitori addirittura al mese. Ma che stai dicendo? Ti dico una ragione più. Il qui presente Johnny Becchino è il padre del figlio... E dello Spirito Santo. Qua è chisto? Il padre! E Coco è la nace! Ma che mi interessa a me di Coco? Io devo fare maritare a mia figlia. E allora, carissimo Dottor, sua moglie ci ha già detto tutto. Scusate, io vado a salutare il cuore mio, scusate. Il cuore suo? Ma dove va? No, niente, è una persona devota. Ha detto Sacro Cuore di Gesù, scusate, me ne vado pure io. Bede amato, questa girandola di novità mi sta venendo, mi sento soprannaggioso, mi sento ubriaco, non ci capisco più niente. Ma lei non deve pensare più a nulla, Don Dottor, se femmina la chiamiamo Samantha, con l'H, se è maschio... Nico, incominciamo a chiamarlo Don Dodò. Ma Coco, ti sembra il momento di cotuleare? Ma può essere mai che a lei ancora gli hanno detto niente? Qua c'è il padre del figlio di vostra figlia. Questo lo so. Forse lei non ha capito. Il padre è qua, davanti a lei. Sono io. Tu? Ma io ti spacco. Titi! Che c'è Dodò in aria? Mi faceste saltare, botta di sale. Senti che cosa dice questo maccarrone qua. Ma come? Anzi, io sono venuto a chiedere la mano di vostra figlia Carmela. Ma, un momento, ma se a lui gli è data la mano, a me che mi resta il piede? Ferme tutti! Carmela! Vieni subito qua! No, Carmela, scappa e buttatela da tante, Carmela! Chi c'è? Che volete ancora? Un momento, fai parlare a me, state calma. Carmela, dimmi. Di questi due, chi è il padre di tuo figlio? È lui. Tu? Lo dicevo io. No, anzi è lui. Ah, avevo ragione io, è giusto. No, anzi è questo, è quello, boh, ma che ne so. Ma come che ne sai? Carme, ma tu con chi cazzo allora l'hai passata, sta nottata di guida loca? Con tutte e due. Con tutte e due. E allora sparisci, scompari da questo paese, vattene più lontano possibile, al Polo Nord, al Malacascarde. Appena pozzo, lascia tuo padre e ti vengo ad ammazzare, pure in capo al mondo! Toto, io non ce la faccio più, ma questa che ha combinato, ma che ha fatto questa? A me? Avete ammazzato a me, tutte e due, madre e figlia. Ora veramente nessuno mi guarderà più in faccia. Ma dov'è finito l'onore di Totò Mezzabotta? Andate via! Prima che mi spacco la faccia, andate via! Voi non avete nessun impegno con mia figlia! Andate via! Vi sciolgo io, che sono il padre. E vabbè, dai, Totora, calmati, non fare così. Mondo è stato e mondo è. Può capitare a tutti una scellicata, un caso fortuito. Uno? Ma quale fortuito sono state due? Totò, ho comprato il biglietto dell'autobus, ma torno a Palermo. Lasciaci in pace, Fifi, lasciaci in pace. Ma è successo qualche cosa? È successo? Che è morta Carmela! Come? Ma cosa dite? È morta Carmela! Sì, è morta. Nostra figlia è morta. Ma come è successo? Tutto d'un colpo! Mamma! La morte che parla! Sì, 31:47. Tu la stai vedendo a Carmela? Fra un poco non la vedrai mai più! Perché Carmela se ne andrà via per sempre! Perché? Perché Carmela, Giglio pure vergine di papà, non si può sposare più. E non si può sposare perché manco sa chi è il padre di sua figlia. Papà, io mi vado a prendere la canneggina. Ma pigliate quello che vuoi, buttate la pizza dalla montagna, buttate sotto un geno. No, sotto il geno no. Si può scoppiare. E allora vattene a Roma, vattene a fare l'attrice, vattene a fare l'attrice con Brad Pitt e Iola, basta che te leve davanti di mia. Ma perché? Papà. La vita è mia e non ci comanda più nessuno! Ma state zitta, morbosa! Così ci risponde a tuo padre! Un padre buono, che vuole il tuo bene, che si è sempre spaccato la schiena di lavoro per mantenerti, un padre che c'ha la peppa sinuola in testa!
Ma io... Ma che è successo? Io ora me ne torno a Palermo. E te ne vai? Sì. E ci dispiace, ma quando ci dispiace? Prendo l'autobus. E pigliatelo. Ma ricordati che poi lo devi restituire. Ma me ne vado. Ma se voi volete che rimango qua, disponete di me. Io qua sono. Se avete bisogno di un scapolone, io qua. Toto, pure questo se vuole mammare da Carmela, e sono già! Mi dispiace, Fifi, ma per il momento non possiamo accettare, ne riparliamo dopo. Ma dopo quando? Che ore sono? Le 5:30? Fra 20 anni. Lo sapevo. Ho detto nella fesseria che era meglio che mi stavo zitto. Carmela, ma come hai potuto arrivare fino a questo? Ora veramente ce ne dobbiamo andare da questo paese. Ma se ce ne sono tre disposte a maledarmi? Certo, tre, come io, mamma e tu. Come le cennavi di Cristoforo Colombo e la Nina, la pinta di birra, la Santa Marcella. Te, come tre moschettieri, Athos, Porto e Aramis. Da 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 da, da 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 da. E qua c'è il quarto moschettiere, Sandokan. D'Artagnan, Gnonan. E che fa? Guardate tutti a me? Gachi, tutto a te stiamo guardando. Senti qua, Lucia, ascolta quello che ti dico. Qua la situazione si è sfasciata completamente, perciò ora tu te ne vai e qua non ci deve tornare più. Ai, 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 mamma, Carmela! Carmela, si sente male, Carmela! Oh, l'aveva sentito mio marito, ha detto che tu te ne devi andare. Signora di Dio, facciamo la pace. Don Totò, finiamola qua e datemelo questo onore. Hai sentito? Siccome lui sa che siamo pieni di onore, ne vuole un pezzo pure lui. Mi dispiace, Lucia, mi dispiace. Oggi l'onore l'abbiamo finito tutto. Ti posso dare un poco di brodo di cicere? Carmela! Vattene, non farti vedere mai più! Carmela! Carmela! Don Totò, io mi ci devo chiarire. Ciao, e chiarisci ti, Cicci. Ma... Io me ne vado. Arrivederci. Ah, non mi accompagnate, eh? Canuscio lasciata. Ah, dimenticavo. Se Carmelo fa i film, me ne facete sapere i titoli. Signora Didi! Signora Didi! Signora Didi! Sta arrivando l'onorevole Lanzacane! L'onorevole a casa mia, che vuole? Permesso! Buonasera, auguri, permesso! Buonasera, l'onorevole! Prima! Permesso? Dopo che c'è io. Che onore, onorevole nostro! No, l'onore è solo mio, tutto mio! Figuriamoci, questa una sola fetta non ci basta. No. Piacere, onorevole, stellinchiata veramente. Mi trovavo di passaggio per il solito giro che faccio quando ci sono le votazioni, quando ho stato telefonato da un amico mio romano, un produttore del film La Svergognata. È una persona importante, è proprietario di una banca che su questo film ha investito un sacco di milioni. Mi ha detto che i parenti dell'attrice protagonista oppongono resistenza. E mi ha pregato di intervenire. Complimenti! Cari elettori, elettrici! Elettricisti! Su questo cucuzzolo di montagna abbiamo avuto la fortuna di avere la più famosa svergognata d'Italia! Sempre dopo tua sorella! Una diva!
Ma voi sapete come a Roma già chiamano la nostra cara e pur cara concittadina? No! No. La cretina! Ma io questo la faccio e ti spacco! La cretina, la piccola Greta Garbo! E volete perdere questo onore? No! Non lo vogliamo perdere! Toto, solo tu vuoi perdere l'onore qua. E ora su via, signorina Manuela. Manuela? Ma quale Manuela? Onore Carmela, Carmela! E poi non è che sono io, quella è mia figlia. E dov'è? Fatecela vedere, mostratecela, dov'è, dov'è? Dov'è questa bellezza? Ecco Carmela! Carmela! Urrà! Un giorno Carmela sarà famosa in tutto il mondo. E grazie a lei sarà famoso Miremma questo paese. Perciò, cara genitrice e caro genitale... Genitale io? Ma lui più genitale di me. Ma... Elettori, elettrici... Idraulici... Carmela non è più nostra! Ah, no! Non è più vostra! E di quei? Ma lei appartiene a tutto il paese! Viva Carmela! E Carmela è Pip! Urrà! Carmela è nostra! Non ci comanda manco suo padre! Silenzio, silenzio! Facciamo parlare l'onorevole! E noi su questo paesino rifaremo le strade e il porto! Il porto? Non penso di montagna! E costruiremo alberghi, ristoranti e becche-becche! Becche-becche. In questo paese ognuno avrà il suo becche-becche e svilupperemo il turismo. E perché? Boh, non lo so, ma si dice così. Carme! Carme, ha sentito cosa ha detto l'onorevole? Sì, papà. Viva! Un'attrice. È stata bravissima. Io mi sono emozionata. Pa, io non so che cosa devo dire. E che devi dire, figlia mia? A questo punto non c'è più niente da dire. Va, piglia la valigia e vattene. Ma dov'è la mia valigia? Oh, bottiglia di cristallo, vuoi vedere che se la portò Fifì? Ma quale valigia? Non serve nessuna valigia. A Roma l'aspettano centinaia di guardaroba, tutti nuovi firmati. Centinaia. Ma che dico, centinaia? Decine! Ma a me che mi ci accompagna la E ti accompagno io! C'ho la macina sotto con l'autotista e qui c'è il biglietto dell'aereo! Eh no, il fidanzato sono io e se ci permettete l'accompagno io di persona personalmente! È giusto! 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 Ci aspetta! Certo! Accompagna lui! Ma io... Viva Carmela! Viva Carmela! 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 Titi, Toto! Titi! Di nuovo qua sei? Sì! Per sbaglio ho pigliato la valigia di Carmela e sono tornato più in portaccia. Ah, sì, dammela che te la cambio io, avanti, dai. Ma sta valigia mi pare sana, è troppo leggera. Ma è vuota! Come vuota? Che significa questo? Non capisco. Ma com'è possibile? Ma Carmelina voleva partire con una valigia vuota. Semmai non voleva partire e la sua era tutta una finzione. Forse voleva essere aiutata da noi a decidere. Gesù, così si spiega tutto. E noi stupidi che non abbiamo capito niente. Abbiamo sbagliato, Titi, abbiamo sbagliato noi, tu e io. Lei non voleva partire, non voleva andare a fare l'attrice. Colpa mia che ci ho messo in testa tutte quelle fesserie, il cinema, la televisione, i miliardi, la bella vita. Bella madre. Vede, ma c'è partita da 5 minuti e mi pare che manca dalla vita. Sento ancora il suo respiro. Un po' nera piccirita. Che io andavo nel suo letto per vedere se dormiva serena. È stata sempre una ragazza semplice.
innamorata del suo ragazzo. Mamma. Papà. Madonna, che brividi. Mi pare di sentire la sua voce. Mamma. Eppure a me pare di sentire la voce sua. Papà, mamma, infatti è la mia voce. Sono qui, sono tornata. Carmela! Carmela, figlia mia, bella figlia mia, Carmela, Carmela. Luciano, ma che è successo? Che è successo? Abbiamo strappato il biglietto e l'aereo è partita senza di lei. E perché? Mamma, io ero arrabbiata con te che tu non volevi capire che non volevo fare il cinema, ma volevo rimanere con voi che siete la mia famiglia e voglio sposare Luciano e avere dei figli. Brava figlia mia, la meglio cosa faciste. Ma Carmela, bambino che aspetti, chi è che ti ha messo... Incinta? Ma quale incinta, papà? Non è vero, era una bugia. Momentaneamente. Io e Carmela ci siamo messi d'accordo per fare una sceneggiata. E perché? Perché tu non volevi capire che non volevo fare l'attrice. E certi vicini che se la sono presi con me, per niente. E per una comparsata. Per invidia l'avevano fatta diventare la svergognata di Pizza di Veri. E se l'ho presi anche con mio padre, che non c'entrava nulla. E per dare una lezione anche ai miei genitori, che volevano sfasciare il matrimonio per una lettera anonima, scritta da un vigliacco, perché sono i vigliacchi che scrivono le lettere anonime. Insomma, volevamo fare un dispetto a tutti. E me l'avete fatto tanto il dispetto! E adesso è finito tutto, tonto. Io tra l'altro ho venduto delle pizzerie in Germania e da ora in poi sto qua. Bravo, bravo! Allora andiamo tutti là dentro, andiamo a pigliare un bellissimo caffè, dai, dai, andiamo! Andiamo, andiamo! Andiamo. Andiamo. E sperando sempre che la mamma abbia scolato il polipo. Andiamo, andiamo! Andiamo. Andiamo.